Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere un tutorial praticamente di questi alberelli qua che sono semplicissimi da fare, ma io trovo veramente carini, proprio carinissimi. Si possono fare con vari tipi di stoffe, io qui ho usato per esempio una stoffa glitter. È molto elegante. Per fare il tronco ho usato un nastro con le paillette praticamente, mentre invece questi qui sono un po' più rustici, diciamo, ecco, un po' più country, ecco. Questo, se vogliamo, è il cartamodello, diciamo, un semplice triangolo con una base di 8 cm e un'altezza di 10 cm. E infatti, come potete vedere, è perfettamente pertinente alla sagoma, appunto, che ho disegnato con la penna. E mentre invece su questo tessuto l'ho disegnata con il gesso, perché sennò non si vedrebbe appunto la sagoma. E quindi metto la stoffa dritto contro dritto e cucio qui intorno, lasciando questa piccola apertura di più o meno saranno, controllo, sono 2 cm e mezzo. Lascio questa apertura appunto di 2 cm e mezzo, che mi servirà per risvoltare il lavoro. Ora vi faccio vedere appunto come si cuce. Per quanto riguarda invece le decorazioni, possiamo utilizzare tantissime cose, quindi come potete vedere, io qui ho utilizzato del nastro con scritto Merry Christmas. E qui ho usato un nastro simil tirolese, diciamo, con i cuoricini in oro. Anche questa qui è una stoffa molto bella, è blu, sempre glitter, e ce l'ho anche in verde. Questo è un verde bosco, diciamo, non so se diciamo se si vede bene in video, ma posso assicurare che è veramente bello. Una stoffa semplice, una stoffa a quadri grandi, una stoffa a quadretti piccoli. Qui ho usato una fettuccia di cotone, di quelle dove solitamente si scrivono i nomi, queste cose così, oppure per fermare i canovacci. Sono tutti pezzetti che ho riciclato, diciamo, da cose che mi erano avanzate. Qui, per esempio, c'è uno spigato in color naturale, molto bello. Che si abbina, secondo me, anche alla rusticità, diciamo, di questa stoffa qui. Bene, vi porto alla macchina da cucire e vi faccio vedere come si fanno appunto questi alberelli. Allora, adesso non mi resta che tagliare tutto quanto l'eccesso. Lascerò da 0,3 a 0,5 mm di bordo tutto quanto intorno, tranne nell'apertura. Ora tanto vi faccio vedere. Non vi ho dato la misura della stoffa, perché l'importante è che il triangolo sia contenuto in essa, quindi l'importante è che riuscite a cucire appunto la sagoma che viene fatta. Non ve l'ho detto prima. E vi ricordo sempre appunto di iscrivervi al canale e di condividere il video se vi è piaciuto. Riguardo ai commenti, sappiate che io vi risponderò sempre, quindi qualsiasi cosa mi volete chiedere, qualsiasi cosa volete approfondire riguardo appunto al video che state vedendo, no, non c'è problema, mi scrivete e io vi rispondo. Allora, detto ciò, facciamo subito appunto tagliamo subito il bordo. Questo è quello che io sto lasciando. Come vedete, potete vedere, è veramente poco.
Allora, io qui ho risvoltato il mio alberello, come vedete qui col fatto che abbiamo lasciato appunto quel pezzo di stoffa in più è rientrato perfettamente. Io qui ho preso un pezzetto di cimosa perché era proprio un rimasuglio di stoffa. Ovviamente fate attenzione, non fate come me che non ho guardato bene. Potete rigirare appunto con una bacchetta, aiutatevi anche con una penna, con una matita, per fare proprio bene bene gli angoli. E fatto questo, passiamo a riempire con l'imbottitura sintetica l'alberello. Non deve essere troppo gonfio, deve rimanere piuttosto morbido. Riempire bene le punte qui. Quando mettiamo l'imbottitura, praticamente cerchiamo di spingerla e di mandarla con il dito verso appunto la punta, in modo che rimane bella soda e si evidenzia la punta. La stessa cosa poi facciamo con gli angoli questi qui laterali. Allora, una volta riempiti gli alberelli appunto con l'imbottitura, ad esempio tipo questo qui che già l'ho riempito, ho messo anche il nastrino, in questo caso è un nastro di juta, però ovviamente voi potete sbizzarrire con vari nastri. Come ho detto prima, appunto, ho utilizzato questi nastrini, sono della misura di 7 centimetri e mezzo, sono anche un po' lunghi per questa cosa qui. Ecco, dovete entrare di più o meno un centimetro. Ovviamente li posizionate al centro e poi con una pinzetta, con una mollettina, li fermate e dobbiamo cucire qui. Dobbiamo chiudere diciamo, l'apertura, ovviamente con un filo in tinta. E poi se ci sarà bisogno, se la cucitura non viene perfetta e tutto quanto, copriremo con un fiocchetto, con un qualcosa, insomma, con una decorazione. Allora, in questo caso io ho l'ago centrale praticamente e adesso lo sposto, quindi lo metto tutto quanto, diciamo, sul bordo di sinistra e dopodiché metto sotto l'alberello, quindi più o meno qui dove inizia mezzo centimetro prima di dove inizia la cucitura. Quindi lo metto giù il piedino, tolgo la mollettina se mi dà fastidio e controllo sempre che il nastrino rimanga appunto dritto, cioè che non vada a spasso, insomma. A questo punto faccio dei punti faccio un punto fisso per fissare la cucitura. Se non avete questa opzione sulla macchina da cucire, potete fare tranquillamente un avanti e indietro. E dopodiché parto con la cucitura per fissare appunto tutto quanto. Allora, a questo punto mi trovo così e posso, diciamo, adottare varie soluzioni, quindi posso anche prendere uno spago e cucire, diciamo, la punta dell'alberello e quindi fare una ghirlanda, diciamo,
da poter mettere sull'albero di Natale, sulla porta, insomma, dove vi piace di più. Oppure io in questo caso non l'ho fatto perché non sapevo appunto, non ho ancora deciso, diciamo, dove metterle, quindi però il cappietto potete farlo o prima, quindi prima di cucire potete inserire il cappietto messo dentro tra le due stoffe e cucire e poi dopo lo tirate fuori, oppure si può applicare tranquillamente anche adesso senza problemi, si incolla con la colla a caldo. Questo qui è un lavoro che possono fare tranquillamente anche le principianti, cioè non c'è bisogno di avere chissà quali nozioni diciamo di cucito, ed è per questo che io ho deciso di applicare tutte quante le decorazioni dopo e con la colla a caldo. Ovviamente faccio un esempio: se voi volete applicare, se voi volete applicare delle decorazioni in tal senso, potete anche tranquillamente cucirle. Però lo scopo di questo piccolo tutorial era appunto di fare delle decorazioni che potessero fare delle principianti, e quindi si può tranquillamente, tagliando bene, quindi pulendo il filo che vedete qui è sfilacciato, pulendo bene il filo, quindi facendo un taglionetto con un puntino di colla, mi raccomando sempre poca la colla a caldo, mai esagerata, potete tranquillamente mettere una decorazione in tal senso, se non sapete come cucirla, se non avete questo tipo di praticità, diciamo, ecco. E quindi qualsiasi decorazione può essere messa appunto con la colla a caldo. Allora, io ho terminato di decorare i miei alberelli. Per alcuni ho usato delle decorazioni appunto di legno e altri l'ho decorati con un nastrino, quindi molto semplice. Qui ho usato delle decorazioni in gomma eva, e qui è un bottone. Anche qui nastrino e gomma eva. Questo qui, per esempio, l'ho fatto con delle perline e uno spago, quindi veramente proprio poco materiale, insomma. Questo qui è un campanellino che avevo e l'ho lasciato semplice così. E qui, per esempio, ho messo una specie di pellicetta e l'ho lasciato semplice. Così, insomma, questo non ho messo il cappietto, il gancetto, perché molto probabilmente lo utilizzerò come calamita. Metterò qui dietro una calamita e lo utilizzerò in cucina come calamita. Quindi, queste decorazioni sono veramente, secondo me, carinissime. Si possono usare come chiudipacco. E se le volete mettere ad esempio su una bella scatola del panettone, del pandoro o un cesto anche di Natale che intendete regalare, potete mettere anche una decorazione di queste. Oppure potete anche regalarle alle amiche, amiche, colleghe, insomma, fare un set di 4, 6, 10 alberelli e regalarlo appunto amiche e colleghe, e fare un piccolo set. Io le trovo veramente carinissime. Detto questo, vi ricordo sempre appunto di iscrivervi al canale, di condividere il video, e per qualsiasi appunto commento, come vi ho già detto prima, sono sempre disponibile per qualsiasi dubbio o curiosità voi vogliate scrivermi. Non mi resta quindi che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao!